Il miglior libro per imparare l'inglese, il più utilizzato e consigliato dagli insegnanti privati e anche il più comprato su Amazon dai principianti è lui, Essential Grammar in Use. Libro di Raymond Murphy, stampato direttamente dall'Università di Cambridge, è indicato per studenti di livello A1, A2 e B1. Questo libro ha due versioni, una rossa, completamente in inglese, e questa qui, bianca, con le traduzioni in italiano, che personalmente consiglio se siete dei principianti e state studiando da autodidatta. Come tipico di questa collana, nelle pagine sinistre troverete la teoria di ogni argomento, mentre su quelle destre potrete applicare immediatamente ciò che avete appena studiato tramite degli ottimi esercizi. Alla fine potrete controllare di aver fatto bene grazie alle soluzioni nelle ultime pagine, ok? Il libro è diviso in 118 unità, ognuna delle quali tratta un argomento diverso della grammatica inglese. Sinceramente, questo libro per imparare l'inglese stupisce con una chiarezza fuori dal comune, che vi assicuro è fondamentale per lo studio da autodidatta. All'inizio ci metterai un po' a capire i rimandi messi nelle diverse pagine, ma quando ci prenderai la mano diventerai un maestro a passare da un argomento all'altro e le cose ti resteranno in testa più facilmente. Questo libro ha tutti gli esercizi che servono a perfezionare un inglese da principiante, ma ricordatevi che per imparare a parlare in inglese quello che serve davvero è la pratica. Se avete questo bisogno di fare pratica, abbinato a questo libro, vi consiglio caldamente di utilizzare il metodo Switch On, che è quello che per me ha funzionato di più per imparare l'inglese velocemente e che sta andando per la maggiore in questo periodo proprio perché è specifico per quelli che non hanno tempo da dedicare allo studio. Quindi, per concludere, da segnalare in ultimo la guida al percorso di studio, qui a pagina 281, che ti permetterà di capire in cosa sei più ferrato e ti mostrerà il percorso giusto per colmare le lacune che ancora hai. Non mi resta che augurarti buono studio, metti un like a questa recensione se ti sono piaciuta, che mi spronerà a fare altre recensioni simili. Bye!